D'altra parte, qualunque cosa che si voglia fare nella vita, una cosa è assolutamente indispensabile e alla base di tutto. Sì. È la capacità di concentrazione dell'attenzione. Se si riescono a riunire i raggi dell'attenzione e della coscienza su un punto e si è capaci di mantenere questa concentrazione con una volontà persistente, non c'è niente che possa resistervi. Qualunque cosa, dallo sviluppo fisico, il più materiale, fino allo sviluppo spirituale più elevato. Ma questa disciplina deve essere seguita in modo costante e per così dire imperturbabile. Non che sia necessario concentrarsi sempre sulla stessa cosa, non è questo che intendo, voglio dire imparare a concentrarsi. E materialmente, per gli studi, per gli sport, per ogni sviluppo fisico o mentale, è assolutamente indispensabile. E il valore dell'individuo è proporzionale al suo valore di attenzione. E dal punto di vista spirituale è ancora più importante. Non ci sono ostacoli spirituali che resistano a un potere di concentrazione penetrante. Per esempio, la scoperta dell'essere psichico e l'unione con il divino interiore, le aperture sulle sfere superiori, tutto può essere ottenuto con un potere di concentrazione intenso ed ostinato. Bisogna imparare a farlo. Non c'è niente che sia nel campo umano e nemmeno sovrumano la cui chiave non sia il potere di concentrazione. Potete essere il miglior atleta, potete essere il miglior allievo, potete essere il più grande santo con questa facoltà. E si può avere come un piccolo inizio, è dato a tutti, ma non lo si coltiva.